Radicale, siamo con il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, per parlare un po' di questa intricata situazione politica. Allora, volevo sapere se lei ritiene che mentre comincia l'esame della legge di bilancio al Senato ci troviamo in una situazione particolarmente difficile perché sulla strada che porta all'approvazione di questo importante provvedimento ci sono tanti emendamenti del Movimento 5 Stelle, ma anche due grani difficili da risolvere, l'ILVA e Alitalia. Scusi se ho utilizzato questo termine, che forse è improprio, ma che comunque rende anche un po' chiaramente il senso delle difficoltà che devono affrontare le forze politiche. Ma sì, gli emendamenti verranno presentati anche dall'opposizione. Domani faremo una conferenza stampa per presentare gli emendamenti a prima firma Emma Bonino che Più Europa presenterà per una manovra che abbia una visione e quindi sia diversa da quella attuale. E la visione che noi proponiamo è qualcosa per il futuro, qualcosa che non continui ad essere il consumo di risorse da parte delle generazioni attuali, di risorse sottratte alle generazioni future. È evidente che il percorso di questa manovra sarà un calvario, politicamente parlando, perché ci sono quattro forze, tre forze che hanno interessi centripeti rispetto agli equilibri della maggioranza. Ciascuno tira nella propria direzione, non c'è una visione comune. Non c'era dall'inizio, questo per me era il vizio capitale del nuovo governo, il Conte bis, il fatto che c'è sempre Conte, che è passato da una maggioranza all'altra senza fare un plissé. Quindi 5 Stelle proseguono il lavoro fatto quando erano la maggioranza relativa della maggioranza con la Lega, oggi sono la maggioranza relativa della maggioranza con il PD, proseguono nelle loro cose anticrescita, stataliste, dirigiste, eccetera. E poi c'è Renzi che deve ravvivare l'interesse su Italia Viva, c'è Speranza che è impegnato in una agenda statalista e c'è il PD che le prende da destra e da sinistra cercando di essere l'adulto nella stanza, cioè di fare seriamente il Ecco, suo secondo lei il dovere. PD non sta riprendendo l'iniziativa dopo l'appuntamento di ieri con lo Jussoni? Ma il PD è bene che cominci a riprendere l'iniziativa prima di essere definitivamente travolto dal punto di vista politico, non dico dal punto di vista elettorale, dall'agenda degli altri. Il punto è che ieri Zingaretti ha fatto alcune considerazioni serissime, dicendo che la maggioranza col PD oggi fa lo ius culturae, sì, cancella i decreti di sicurezza, io dico ci mancherebbe altro. Una volta che hai detto questo, una volta che non Salvini, ma Di Maio ha usato toni irridenti nei confronti delle posizioni del leader, co-leader della maggioranza, non succede niente. Questo il PD secondo me non può più permetterselo. La vicenda Ilva che tu hai richiamato è una vicenda di portata purtroppo epocale, non solo per il destino dello stabilimento che vale tantissimo per le migliaia di lavoratori che sono coinvolti, ma è un messaggio che arriva alle forze produttive italiane devastante, che è Certo. quello che questo governo non fa nulla per trasformare l'Italia in un paese in cui si possa fare meglio impresa, ma fa tutto per trasformare l'Italia in un paese da cui chi vuole fare impresa scappa. Questo è un messaggio devastante. La prima cosa che il governo deve fare è proporre un decreto legge per la reintroduzione dello scudo penale che c'era per i commissari pubblici di governo e quindi è stato tolto come è arrivato a un'azienda privata, non ha un senso compiuto. Su questo il PD deve rompere perché è un elemento di credibilità per l'Italia. Lei ritiene che su Ilva
Saremo costretti a vedere quello che abbiamo visto nell'ultimo anno, ciò che è accaduto con Alitalia, con la reiterazione di numerosi prestiti ponte in attesa di una soluzione che avverrà il giorno X. Io mi auguro che non accada e che qualcuno sfidi il Movimento 5 Stelle, che poi non romperà, non avevano rotto loro nemmeno sulla TAV. Quindi le altre forze di maggioranza sfidino i 5 Stelle su un decreto per l'Ilva. Sarà sufficiente o no per recuperare l'impegno della multinazionale ArcelorMittal a Taranto, quali altre considerazioni in più ArcelorMittal metterà sul tavolo per rimanere o comunque se ne andrà, ma è un passaggio decisivo per evitare che si arrivi senza alcuna strategia, senza alcun ripensamento, magari a mettere lo scudo per i commissari pubblici in futuro, che sarebbe grottesco, per evitare all'Italia, anche perché qui i numeri, i volumi e la quantità di soldi rischia di essere di gran lunga superiore. Io credo che anche con Alitalia si sia fatto un disastro, sperperando. Lei pensa che dopo il 21 novembre non sarà risolto nulla ancora? Che Delta e Lufthansa non dimostreranno di fare sul serio nelle parti che hanno deciso di recitare in questa vicenda? Ma guarda, lì ci sono interessi diversi. Delta, non sono un esperto, ma l'idea che mi sono fatto è che ci siamo inventati questo accrocchio con le ferrovie. Sono contento che l'amministratore delegato delle ferrovie dice che non verranno sottratti soldi per gli investimenti sulla rete ferroviaria, alta velocità e pendolari per buttarli nel buco nero di Alitalia, però Delta ha l'interesse a evitare che arrivi un concorrente più forte, magari sulle rotte transatlantiche. Lufthansa ha dimostrato in passato, facendo l'interesse di Lufthansa naturalmente, comunque di prendere compagnie, vale per l'ex Sabena, vale per l'ex Swissair, e di trasformarle in vettori a una dimensione magari regionale. Si potrebbe pensare, nel caso di Alitalia, di contrattare con Lufthansa lo spazio per un vettore che abbia anche un po' più di lungo raggio, perché comunque Roma è un posto dove la gente viene, se ne frega con Alitalia, per fortuna vengono in tanti, anche se Alitalia ha poche rotte trascontinentali. Però è evidente che lo Stato deve uscire. A un euro si ceda la compagnia a qualcuno che la voglia gestire. È insopportabile questo continuo rinnovo del prestito ponte. Sono denari dei contribuenti che tendenzialmente non volano all'Italia. Certo. L'ultima questione. Lei ritiene che oggi siamo giunti a un punto di svolta che ci fa pensare che stiamo ritornando agli anni 70 con il Ministero delle Partecipazioni Statali che oggi ha le sembianze, della Cassa Depositi e Prestiti? Ma mi auguro di no, Cassa Depositi e Prestiti è obiettivamente una risorsa straordinaria per l'Italia, una delle non tantissime attive oggi, presenti oggi, può svolgere un ruolo, ma deve essere sempre solo il ruolo dell'investitore in imprese, in senso lato, che abbiano una profittabilità tesa per il paese, non solo per la redditività dell'investimento in CDP. CDP che investe in Salini, in Pregilo, dà una mano a una grande impresa italiana, fornisce risorse con l'ingresso nel capitale per sviluppare il business e le attività e dare solidità a un'impresa. È un intervento che potrebbe fare anche un fondo non pubblico, diciamo. Il prestito ponte, senza una strategia, un piano industriale, eccetera, per Ilva, rischia di essere che serve per prestito ponte per non chiudere gli altiforni
nei prossimi 3 mesi, poi non si capisce tra la Procura di Taranto e quella di Milano, altro elemento che non depone a favore della capacità di attrazione di investimenti nell'Italia, addirittura 2 procure che diranno cose diverse, Taranto spegnetelo altoforno 2, Milano no, tenetelo aperto, ma il prestito ponte in Ilva oggi come oggi rischia di essere l'inizio di un calvario di prestiti ponte a cui seguiranno prestiti ponte a cui seguiranno prestiti ponte, con effetti ancora più devastanti di quelli di Alitalia, perché Alitalia alla fine fa un mestiere che fanno in tanti, e prima o poi finirà questo calvario Alitalia e finirà peggio di come sarebbe finito se si fosse preso una decisione drastica, per esempio di vendere Alitalia a Lufthansa, appunto. Secondo le regole, con i criteri. Quindi su questa cosa rischia di essere, se non gestita con un minimo di lungimiranza, una toppa a cui seguiranno altre toppe. Anche su questo però, se la logica è quella del Movimento 5 Stelle, se l'agenda è quella del Movimento 5 Stelle, se l'obiettivo è quello del Movimento 5 Stelle, non è un gioco la decrescita felice, il parco giochi all'Ilva di Taranto. Chi accompagna questa strategia del Movimento 5 Stelle poi sarà responsabile degli eventuali disastri industriali, ambientali e occupazionali che si genereranno a Taranto. Ricordiamoci Bagnoli. Un'acciaieria che resta lì è una bomba ambientale, non è per disinnescare la quale ci vogliono i soldi che non si riescono a trovare nemmeno a Bagnoli. Bene, grazie come sempre al segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.